Amiche e amici di Super J, buongiorno, ben ritrovati a Di prima mattina, la nostra rassegna stampa, lunedì 10 ottobre 2022. Siamo pronti come sempre a darvi il buon inizio di settimana. Andremo a leggere i principali argomenti trattati sia sul quotidiano Il Centro che sul quotidiano Il Messaggero. Cominciamo. Questa nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina del quotidiano Il Centro che eh, dedica eh, purtroppo insomma, un, un report per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, i numeri sono shock per quanto riguarda soprattutto il territorio di Teramo Capoluogo e Teramo e provincia, superati i 3400 casi in otto mesi con l'Anmil che ha reso omaggio alle vittime. Vedete anche appunto la eh, fotografia. Restiamo sempre sulla prima pagina perché si parla anche si fa il punto della situazione riguardo il Covid, eh, Covid e influenza con l'infettivologo l'infettivologo Parruti che ha dichiarato vaccini il futuro dipende soltanto da noi. Si parla anche poi di energia con gli aiuti eh, dalle imprese bollette bonus da eh, 600 euro per i lavoratori. Un caso poi di eh, cronaca, malore in gara è stato salvato. Un atleta di Campli, l'uomo di 56 anni colpito da un infarto durante una manifestazione nel eh, maceratese. Taglio basso della prima pagina del quotidiano Il Centro, i ragazzi accusati appunto dei graffiti sui treni, coloro che sono stati fermati in India, giorni decisivi per i due abruzzesi, oggi c'è una nuova udienza per ottenere la eh, libertà. Mosciano, un ex maestro che è deceduto dopo l'aggressione, oggi i funerali, Giulianova, la piattaforma dell'ENI, il comune che chiede l'IMU. Restiamo sempre sulla prima pagina del quotidiano Il centro, si parla ovviamente di sport anche essendo lunedì con il calcio di eccellenza Giulianova senza freni, stende il Montesilvano. E resta saldo in vetta alla classifica in serie D Pineto Show in trasferta San Benedettese Travolta con un tris dai Biancazzurri. Questa appunto è la prima pagina del quotidiano Il Centro. Adesso entriamo nello specifico degli argomenti con la situazione relativa al coronavirus. L'Abruzzo, la nostra regione insomma che... Si difende come scrive il quotidiano Il Centro, doppia dose, da oggi si parte. Parruti che dichiara: eh, dipende tutto da noi. Covid influenza, l'infettivologo analizza la ripresa dei contagi e eh, le metaforiche armi. A disposizione a Pescara il via da domani per la festa del patrono, la platea dei potenziali destinatari della nuova campagna di vaccini è di 1.200.000. Gli scenari invece per l'inverno, il medico auspica un nuovo effetto traino della nuova campagna di profilassi e commenta anche i 40-50 anni siano solidali con le persone più fragili. Trovate anche una, eh, la consueta mappa del contagio. Centri vaccinali, mappa con le sedi e gli orari, sempre sul quotidiano il centro, gli indirizzi utili delle ASL con le informazioni per l'accesso, hanno aderito anche 200 farmacie. Restiamo poi adesso con... Il discorso relativo alla natura e alla salute, c'è stato appunto l'incontro a Pescara: ambiente da migliorare, gli studenti in prima linea alla fiera BioBenessere. A Pescara, un grande successo di visite al laboratorio mobile. Parla eh, Dionisio, direttore generale dell'ARTA, iniziative per formare le coscienze. Ancora sul quotidiano Il Centro, un altro argomento. Importante ovvero il caro energia bonus bollette da 600 euro le aziende aiutano i dipendenti il governo Draghi ha previsto un sostegno per pagare le spese delle forniture di acqua luce e gas e esentasse e a disposizione di quei datori di lavoro che vogliono contribuire al supporto del reddito come viene erogato dietro presentazione delle fatture oppure nella forma diretta polizia poi maxi concorso per allievi sono 1888 posti per gli under 26, il bando scade il 3 novembre, non serve la laurea. Infine il turismo l'Abruzzo che sbarca a Rimini Fiera da mercoledì attivo lo stand allestito in sinergia tra la regione e le due camere di commercio. Restiamo sempre sul quotidiano Il Centro, ma adesso ci spostiamo e analizziamo nello specifico gli argomenti che sono relativi a Teramo e provincia. Si parla Soprattutto, l'abbiamo visto poco fa, eh, di sicurezza, i dati nella provincia di Teramo, infortuni sul lavoro in aumento, superati 3.400 casi in otto mesi, i numeri illustrati nel corso della 71 ⁇ giornata ANMIL per le vittime di incidenti e malattie professionali, impennata dell'81,30% anche per l'effetto del Covid, il Presidente Marcozzi commenta, è una curva preoccupante. La manifestazione poi a Silvi un corteo per onorare le vittime con una messa e una corona da loro. Tragedia poi sfiorata. Vedete ricoverato in ospedale, infarto in gara, ha salvato per fortuna un atleta di Campli. L'uomo di 56 anni stava partecipando al campionato nazionale di Nordic Walking soccorso subito con il defibrillatore. Il fatto è avvenuto a Fiastra in provincia di Macerata, dove era in corso la competizione agonistica della disciplina. I due abruzzesi poi fermati in India, sono giorni decisivi, oggi a Mumbai la difesa farà istanza di scarcerazione su cauzione ragazzi che sono stati trasferiti in un'altra località. A Mosciano Sant'Angelo invece oggi l'ultimo saluto, vedete il morto due anni dopo l'aggressione, c'è il sì ai funerali dell'ex maestro. Niente autopsia, l'autorità giudiziaria ha disposto l'acquisizione della documentazione medica. Nel dicembre del 2020 Guerino Trufo, di 81 anni venne rapinato in casa da due malviventi. In ospedale poi a Teramo, ambulatorio di agopuntura per le terapie antitumore. Martin Sicuro, un caos della viabilità, la Statale 259, l'appello di Fratelli d'Italia, l'ANAS riapra il tratto chiuso. A Teramo invece Piazza Garibaldi, più sicurezza, rafforzata la vigilanza in tutta la zona dopo gli ultimi episodi di criminalità. L'iniziativa poi del WWF, sempre a Teramo, una raccolta fondi e tutela del verde con Urban Nature. Ancora sul quotidiano il centro Montorio, l'addio ufficiale. All'ufficiale dei vigili Celli, il 79enne per lungo tempo è stato nella Polizia Municipale di Roma, Veltroni lo nominò vicecomandante. A Giulianova il comune che chiede a Leni il pagamento delle tasse avanzata la richiesta di Muettasi per la piattaforma, Eleonora, l'assessore Ciliberti, commenta lo prevede, lo prevede un decreto del Ministero, deve farlo. Lavori poi in dieci comuni la rete del metano da sistemare con la SNAM che presenta il progetto. Si parla anche di viabilità sulla 24 domani notte tra Foro del Gran Sasso che è chiuso verso Teramo per le attività di manutenzione da parte dell'ANAS. Teatro e parco, pressing per il Consiglio a Giulianova affollata l'Assemblea al Cursal organizzata dal cittadino governante per i due progetti. Si parla ampiamente anche di calcio, nello specifico della città di Teramo, quindi il campionato di promozione con i biancorossi che sono secondi in classifica. D'Ercole carica il città di Teramo, appunto il direttore sportivo Paolo D'Ercole, dichiara appenne abbiamo ottenuto una vittoria importante. D'Ercole che elogia il gruppo dopo il successo ottenuto in trasferta in inferiorità numerica, dichiara la squadra ha dimostrato grande compattezza sull'espulsione di Kovalonox. Il direttore sportivo dichiara è stata un'ingenuità. Con le Dara, dopo sei anni è stato riaperto l'asilo nido comunale. A Roseto invece c'è un avviso per il trofeo Lido delle Rose. Il comune pubblica il bando per una collaborazione con le associazioni per lo storico evento. Infine a Martinsicuro parrocchia del Sacro Cuore, campane da riattivare. Grande festa per raccogliere i fondi. Questi gli argomenti di cronaca sul quotidiano Il centro, adesso invece ci trasferiamo sul quotidiano Il Messaggero andando a leggere anche qui i principali argomenti di cronaca, in questo caso si parla a Teramo dell'Istituto Zooprofilattico, sbloccati 60 milioni di euro per completare la nuova sede. Il ministro Speranza ha assegnato ulteriori fondi all'eccellenza Abruzzese, soddisfatto il deputato del Partito Democratico D'Alfonso, ruolo decisivo durante la pandemia. Queste le sue dichiarazioni, l'impegno della Regione con la richiesta di stanziamenti per il polo tecnico di Colle atterrato. Vediamo poi altri argomenti, giornata del contemporaneo inaugurata all'Ipogeo di Piazza Garibaldi con l'installazione di Alfredo Pirri. Il caso poi di cronaca gara di Nordic Walking, malore per un 56enne, l'uomo di Campli era ad Abadia di Fiastra quando si è accasciato a terra per un arresto cardiaco e in rianimazione. Si parla anche di politica Giulianova via Ruffini, partito democratico che è in cerca del segretario. Duro attacco dal circolo Lido annunziata, eh, Fabris non ha mai risposto su nulla. Vediamo poi infine il personaggio, il cercatore d'oro di Cortino a Tussichevales, il maestro 66enne Giuseppe Marini su Canali 5 però non trova il tesoro difficile il palco si staccava da terra appunto c'è questo articolo sul eh, cercatore d'oro che è andato nella trasmissione appunto tu si che eh, vale trasmissione di canale 5 questi gli argomenti di cronaca appunto sul quotidiano il messaggero continuiamo il nostro eh, metaforico ping pong in questo caso aprendo la pagina sportiva e ritornando sul quotidiano il centro in questo caso si parte dal calcio, partiamo perlomeno dal calcio di Serie C con il Pescara che punta la vetta, adesso il turbo all'Adriatico, Delfino senza freni in trasferta, ma nelle gare interne deve cambiare marcia, col blitz di Potenza salgono a 12 punti raccolti fuori casa, ma tra le muramiche serve un'accelerazione contro l'Andria, torna il centrocampista Guabuà, vedremo quindi appunto se il Pescara troverà continuità tra le mura amiche. Passiamo adesso in serie D, il derby dell'Angelini con Lavezzano, Corsaro a Chieti, Casolla graffia, Lavezzano torna primo, un gol dell'attaccante piega il Chieti, l'allenatore Teatino cotta verso l'esonero, Cettosi in pole position per la sostituzione, i nero verdi con questa sconfitta sprofondano in zona play-out e vengono contestati dai tifosi, l'allenatore Biancoverde ovviamente esulta, Scorsini dichiara sono tre punti d'oro, vincere qui non è facile. Leggiamo anche le dichiarazioni di Cotta, quale dichiara non mi sento in discussione, dura contestazione degli ultra del Chieti, l'allenatore sono sereno, la squadra mi segue. Vediamo poi Vastese Bella a metà, un punto a termoli, primo tempo deludente degli aragonesi che vanno sotto, si svegliano nella ripresa e trovano il gol del pari con Ricciardo, il tecnico Ferazzoli, approccio sbagliato, continuiamo a non sfruttare le occasioni. Vittoria convincente invece, state vedendo del Pineto 3-0 contro la Samb. Pineto Show, la Samb che deve inchinarsi. La squadra di Amaulo sbanca il Riviera delle Palme con un super gnambè. Eh, Vediamo invece il Notaresco che perde contro il Cinzia Albalonga, interrotta la serie positiva. Una rete lampo che beffa appunto il Notaresco. Cinzia Albalonga resiste agli ospiti poco pericolosi negli ultimi metri. Passiamo adesso all'eccellenza con l'Aquila che eh, prende tanto spazio a livello appunto di articolo, eh, batte la Sant 3 a 1, una partenza sprint per volare, al Gran Sasso i padroni di casa mettono subito la gara in discesa con una doppietta di Alessandro e Domano, la Sant'Egidiese davanti a mille spettatori, viene riscattato lo scivolone di Coppa Italia, partita dominata e vittoria meritata sui giallorossi. Di, di Serafino resta immutata la distanza di 5 punti dalla vetta della classifica domani c'è la sentita sfida in trasferta contro la vice capolista Ovidiana vediamo poi anche eh, gli ospiti con il tecnico di Serafino che dichiara approccio insoddisfacente mentre Epifani commenta abbiamo dato un segnale l'allenatore che pensa già al Sulmona troveremo un ambiente carico e sarà molto difficile la capolista, però, che non perde colpi, ovvero il Giulianova, un Giulianova cinico e pratico. Tris per tenersi il primato. I giallorossi concretizzano al massimo le occasioni e stendono il Montesilvano. Petito prova a riaprire la gara nella ripresa, ma l'illusione degli ospiti dura 15 minuti. Lovidiana Sulmona che sbanca Nereto. I due fratelli Blanco trascinano appunto il Sulmona al passo di tango. Leggiamo anche le altre partite, due gol di Carnevali e il Capistrello Vola Alba Adriatica a bocca asciutta, Derby combattuto ma senza reti, vedete tra Castelnuovo e ponte vomano il Delfino Curi che stordisce il lanciano con tre gol in 15 minuti, lo spoltore che passa ad Ortona, Ortona trafitto nel momento migliore appunto fa festa lo spoltore. Ritorno al successo invece per la Torrese, che si rialza, parte in quarta e piega in trasferta il Sambuceto. L'Angolana che mantiene il passo della vetta, il Fossacesia, al primo KO stagionale. Ancora sul quotidiano il Centro, campionato di promozione: nel Girone A il Pucetta spreca e finisce KO, Tagliacozzo rimonta e fa festa. Nel Girone B invece il Teramo. Che mette la vetta nel mirino, il tecnico Pumante dichiara: Appena si è vista la nostra forza, adesso serve continuità. Mentre nel girone C, Orgoglio San Giovanni Teatino, Grassi che riacciuffa il Francavilla. Questi sono i principali argomenti appunto per quanto riguarda la promozione. In prima categoria, siamo sempre appunto nella pagina sportiva, Castagneto e Santomero a braccetto. L'Ortigia vince in trasferta e tiene a distanza la Virtus Barisciano, Virtus Pescara, un poker per scrollarsi di dosso la pennese. Vediamo invece in seconda categoria, Girone C, Virtus Vasto e Villa Santa Maria davanti a tutti. Aielli cinquina a lungo, Monte Reale segna 10 gol. Nel Girone A i gialloverdi battono il Capitignano e adesso sono da soli in vetta. Pari spettacolare tra Marrucci e Marruvium. Del Fiacco trascina il Collarmele. Nel Girone B Sant'Anna e Morronese che sorridono. I teatini regolano il Guardia Grele all'ultimo respiro. Tris del Vianova nel girone D Cappelle Valle Delfino scoppia la rissa in campo e la gara viene sospesa nel girone E comandano Cortino e Basciano Poker del Campli e il Teramo Stazione che fa il colpo vediamo poi in terza il principale titolo Santa Polinare liscia, macchine da gol gesto di fair play di Rosa della FT Martinsicuro davanti al portiere vede un avversario a terra e calcia fuori anziché in porta Altri argomenti, calcio femminile di serie C, Chieti Travolgente, meno 3 dalla vetta, Cantera Adriatica che crolla in casa, il ciclismo amatoriale, Zenobi e Ciutti sul podio, a Campli Ciavatta deve inchinarsi a Derrico, il podismo con la Maratonina Colonese a Scarlato, Pace e Scipioni vincono invece a Civitella. Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata al basket, partendo dalla Serie A 2 con il riscatto del Chieti. Vedete la prima al palatricale per i teatini: positiva, Ravenna senza scampo, Jackson trascinatore, difesa attenta. Coach Stefano Raiola commenta: inizio incerto, poi gara interpretata al meglio. Siamo giovani e possiamo migliorare. Vince appunto Chieti 81 a 59 con un'ottima prestazione di Daryl Jackson. Scendiamo poi in Serie B con la Teramas Picchi che, che spreca troppo, il Monopoli sorpassa nel finale, finisce 72 a 74 per gli ospiti dopo un tempo supplementare. Il Pescara che lotta ma crolla alla fine Caserta vince con l'esperienza, quindi colpo esterno della Juve Caserta, Bianca Azzurri ancora al palo. Per quanto riguarda invece la serie C-Gold e C-Silver, Vasto parte con il piede giusto l'amatori Pescara che si impone a Termoli. Basket poi di serie A2 femminile, debutto da sogno delle Panthers, appunto nella 2 femminile. Grande vittoria per le biancazzurre contro Vigarano con il punteggio di 80 a 72 nello storico esordio del campionato di A2 femminile. Calcio a 5. Il Tiki Taka scappa avanti. Pescara esce alla distanza. A Montesilvano finisce 2 2. La sfida tra Abruzzesi, in Serie A femminile. Un tempo ciascuno è pari giusto. Ortega ed El Piglio rispondono a Cortese e Tampa. L'atletica leggera poi a Sulmona. Le ragazze della Terno si piazzano al sesto posto. Il rugby, finale da brividi, regala il derby a Paganica. L'Aquila pareggia 3 minuti dalla fine. Il sorpasso dei rossoneri arriva tra le proteste dei Nero Verdi. La palla a volo poi con Montorio e Altino che volano, la futura Teramo invece va a picco, in Serie B partono bene Teramani e le Frentane, entrambi vittoriosi in trasferta, la Teatina e Pescara Project cadono in casa, in C femminile bene il Giulianova. Per quanto riguarda invece la 3, debutto vincente dell'Abba Pineto a Fano con Link che è il trascinatore, 3 a 1 appunto è il risultato per i ragazzi del tecnico Tomasello. Questa è la pagina sportiva sul quotidiano Il Centro, adesso invece ci trasferiamo nuovamente sul quotidiano Il Messaggero, aprendo anche qui la pagina dedicata allo sport. Partendo dalla Serie C di calcio, Pescara si può puntare in alto. Questo è il titolo dell'articolo sul quotidiano Il Messaggero, Biancazzurri implacabili in trasferta, mentre l'Adriatico c'è da migliorare. Vivarini nasconde tra virgolette il suo Catanzaro, ma il Delfino sembra poter competere. Vediamo poi l'intervista al tecnico della città di Teramo. Pomante che commenta per il Teramo una vittoria che vale doppio, il trainer biancorosso che dichiara appenne non era facile, ma in dieci abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto e molto determinato. Il calcio poi di Serie D: Casolla a Segno, Avezzano vola, la squadra di Scorsini espugna l'Angelini di Chieti, riconquista la vetta e aggrava la crisi dei neroverdi. Bene, Dos Santos, uomo assist. Mister Cotta che dichiara dobbiamo uscirne con il lavoro, Ricordiamoci, c'è stata appunto la contestazione da parte degli Ultra del Chieti. Vastese fermata sul pari a Termoli, 1-1, striscione in ricordo di Calvitti per Bolami, un compleanno agrodolce. Ancora in Serie D, notaresco K.O. Agenzano, fatale, una disattenzione, mentre il Pineto appunto capolavoro, tre gol alla Samb e tre punti pesanti. Ancora sul quotidiano il Messaggero, il calcio di eccellenza, Giulianova non stop. Vittoria numero 6, battuto anche il Montesilvano 3-1, ma non è stata una gara facile. Cerasi che dichiara senza cinque ragazzi tutti hanno fatto il proprio dovere. Il Lanciano che soccombe con il Delfino Curi che vince 3-2. Il Sulmona stupisce e sbanca anche Nereto. Terza vittoria consecutiva dei pelini di Bernardi targata dai fratelli Blanco. Ortona che cade in casa, tre punti d'oro per lo spoltore, doppio Alessandro Tris dell'Aquila alla Sant'Egidiese, le altre partite, il titolo principale è dedicato all'Angolana che tiene il passo dei giallorossi. Il basket poi di Serie A2, Chieti a valanga, tifosi in festa, avvio contratto, poi Chieti che accelera. Ravenna KO con il punteggio di 81 a 59, arriva la prima vittoria stagionale con gli applausi di tutto il palatricalle. Strepitoso Jackson con il 40% dall'arco, Benevrankic grandi percentuali, ma la squadra dominato anche al rimbalzo. Stoppato sul nascere, un leggero calo di tensione. Avanti subito di 15 punti, quindi i primi due punti importanti per i ragazzi di coach Stefano eh, Raiola. In serie B. Roseto che deve interrogarsi su questo inizio di stagione con due sconfitte consecutive. Tre se mettiamo anche la finale di supercoppa persa contro Orzinuovi. L'inizio è uno shock obiettivo ripartire subito e eh, ne approfittiamo anche per ricordare che tratteremo tutti questi argomenti eh, domani sera in diretta alle ore 21 nella trasmissione super basket pescara che cede a caserta la terra spicchi ko all'overtime una giornata nerissima con tutte le abruzzesi uscite sconfitte per quanto riguarda invece la c gold amatori e magic subito grandi colpi pescara e spugna termoli Chieti vince a Isernia bene il nuovo basket aquilano. Ed infine chiudiamo con il basket femminile di A2 con le Panthers di Roseto. Vedete un esordio storico successo alla prima in Serie 2: 80-72 a 72 contro Vigarano, con appunto un Palamaggetti letteralmente in festa. Bene, abbiamo concluso qui la nostra eh, rassegna stampa, adesso come di consueto diamo la linea alle previsioni del tempo e vi ricordiamo l'appuntamento in diretta tra poco alle ore 9 con una nuova puntata di A Colazione. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.